Ciao, sto in una brutta posizione. Allora, volevo fare solo un piccolissimo video che poi dite che io non vi penso e mi sono scordata di fare video. Dovete sapere che oggi è lunedì e ieri era domenica e i miei suoceri hanno portato le bambine al mare. Con mia cognata hanno detto: vabbè, le portiamo la mattina, vi prendete un giorno di ferie e la sera ve le riportiamo. Programma era dormire, andare a pranzo fuori, dormire. Quindi loro sono partite molto presto di mattina, erano tipo le 7:30 così. Io mi sono rimessa a letto mentre mi stavo per riaddormentare. Io faccio molta difficoltà a riaddormentarmi. Hanno bussato alla porta i testimoni di Geova. Credetemi, ho fatto fatica ad essere educata, perché veramente mi era partita proprio la vena che ho detto no, adesso divento una belva. E poi invece, vabbè, ma perché? Ecco. E poi invece, vabbè, ho provato a riaddormentarmi, non ci sono riuscita naturalmente. Avevo pensato di fare qualche video, per insomma fare cose con calma, ma non ci sono riuscita. Mi sono insomma fatta la maschera ai capelli, la maschera in faccia, l'esfoliante. Poi sono andata a prendere l'aperitivo con mio marito, abbiamo fatto i fidanzati, siamo andati a pranzo fuori e poi di pomeriggio siamo tornati a casa. Lui si è guardato un film, a me non mi interessava, io ho dormito 3 ore filate. È stato meraviglioso. Erano 2 anni che non prendevamo un giorno di ferie. Poi vabbè, quando sono tornati a casa, non sono tornati tardi, verso le 7:30. Ecco, 12 ore di ferie. Verso le 7:30 di sera erano qui. È stato bellissimo perché comunque, cioè, quando poi non ci sono, comunque sei contenta di prenderti una pausa, ma mi sono mancate moltissimo. Quando sono andata a comprare la protezione solare per le bambine, che ho preso una 50 più, mi sono scordata di farvela vedere. La ragazza della farmacia mi ha detto: Vale, senti, non ho campioncini, però ti faccio provare. Lo so che tu me lo tiri dietro, però tu prova, vedi come va. E mi ha dato dei campioncini, sia di questo, della Idi, che è questo shampoo ad azione sebo normalizzante, che però guardate l'inci, cioè non ha neanche al primo posto l'acqua. Ed è per quello che lei diceva, adesso me lo tiri dietro. E poi mi ha dato anche l'antiforfora. E questo però ce l'ha l'acqua al primo posto. Insomma, l'inci non è dei migliori. Però insomma, in caso di forfora estrema, devo dire che in questi giorni, boh, non lo so, stiamo andando un pochettino meglio. Ah, allora, altra cosa, ho preso in considerazione i vostri commenti sotto al video delle ricette. Avete ragione, la prossima volta filmerò il procedimento, perché giustamente guardate la faccia mia. Però erano ricette abbastanza semplici, per quello che forse non ci ho neanche pensato. Comunque, giustamente è più corretto così. Stamattina mi sono truccata con questa palette. Io la adoro e ve la voglio far vedere. È la 04. È favolosa secondo me. No, ha dei colori bellissimi. Uno degli acquisti migliori che io abbia fatto. Quando mi viene voglia di comprare qualche ombretto nuovo perché lo vedo, mi riguardo le palette di Guerlain che ho e di Dior e sono felice. Volevo dire anche un'altra cosa, non me la ricordo più. No, non mi ricordo. Ah, devo andare a rifare lo smalto gel perché sono passate quasi 3 settimane e ho una ricrescita, veramente ricrescita stavolta. Sono indecisa sul colore perché io di solito faccio colori scuri. E molte mi hanno chiesto di che colore fosse questo smalto, ma ripeto, è uno smalto gel, non mi ricordo neanche la marca. E domani casomai ci faccio attenzione, devo andare mercoledì. Mi date un consiglio? Chiaro, scuro, non lo so. Poi a me mi si rovina subito comunque.
Adesso la signora vuole far sapere a tutto il vicinato quello che sta dicendo. Piovuto, quindi i panni stesi non ce ne sono. Io non ho altro da dire, forse sì, forse no. Mi fa piacere che vi sia piaciuto il video, le cose belle di oggi. Lo rifaremo, perché ogni giorno ha un suo perché. E io vi saluto, adesso vado a preparare. Sì, le bimbe ieri sono andate al mare, stamattina sono andate al nido regolarmente, oggi pomeriggio Stella aveva la febbre a 38,7. Antonietta sarà tutta un po' pure lei così, quindi vediamo come evolve, speriamo che non sia niente di particolare. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie per tutti i commenti e i messaggi che mi state mandando, veramente sono senza parole, davvero senza parole. E ciao, ci vediamo al prossimo video.